È venerdì 18 settembre, buongiorno dalla nostra redazione, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento col nostro TG Mattina. La riforma del Senato in primo piano sulla stampa nazionale, mentre i temi della sanità e le vicende che caratterizzano la vita politica della regione Calabria, sono in primo piano sulle prime pagine dei quotidiani regionali oggi in edicola. Ma passiamo subito alla lettura, dei giornali, partendo come di consueto da Repubblica. Renzi sul Senato, accordo possibile. Scontro con Grasso. Il presidente dice: Palazzo Madama non finirà in un museo. Da Verdini il sì alla riforma, entriamo in maggioranza. La fotocopertina di Repubblica è dedicata ai temi dell'immigrazione e del terrorismo. Profughi, frontiere chiuse in Slovenia. Berlino accoltella poliziotta, ucciso terrorista di Al Qaeda. Il corsivo di Paolo Garimberti, Il dilemma Assad, è dedicato quindi alla questione siriana. Poi il racconto, la morte solitaria della donna invisibile, trovata dopo 2 anni nella sua casa di Roma, la porta sigillata dai vicini, è il titolo del servizio a firma di Francesco Merlo. E poi la Fed dice: paura Cina, tassi invariati. La Banca Centrale Europea, l'Italia, usate il tesoretto dello spread per ridurre il debito. A piedi pagina la polemica: se in Parlamento dire orango non è considerato un insulto razzista, mentre per quanto riguarda invece le elezioni americane, il punto sul personaggio Carly Fiorina, la super manager che vuole fermare Trump. In copertina invece di Repubblica 2, il medico sullo smartphone, un business da 10.000 miliardi. Passiamo invece alla prima del Fatto Quotidiano. Minacce, ricatti, compravendite, ma se lo facesse Berlusconi? È la domanda che caratterizza il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano odierno. Sia la riforma o riduco il Senato a museo. Renzi avverte Grasso, poi si smentisce. In prima del Fatto Quotidiano c'è anche un intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Costituzione non si cambia a maggioranza, è il titolo a questo intervento del Capo dello Stato, mentre a margine c'è il commento dell'ex direttore del Fatto Quotidiano, oggi editorialista, Antonio Padellaro: la sinistra PD e la strana paura di votare no. 70 anni e non sentirli, parla Marco Travaglio nel suo editoriale a sinistra. E poi a centropagina, fuori controllo, Europa senza linea. Il vertice dell'Unione Europea, anticipato a mercoledì, migranti, la marea non si ferma, anche la Croazia alza il muro. L'intervista parla l'ex agente, si tratta di Lele Mora. Io, Lele Mora, tradito da Corona, e ora B, cioè Berlusconi, sarà tradito dalla Pascale. Editoria, cambi di proprietà, si scrive Adelphi, ma si legge Agnelli. Questo è il servizio a piedi pagina, firma di Silvia Truzzi. E adesso, prima di passare alla stampa regionale, la nostra rubrica Accadde Oggi. Il 18 settembre 1905 nasce a Stoccolma Greta Garbo, attrice fra le più significative della sua epoca. Approda a Hollywood giovanissima con 2 film, La Tentatrice e Donna Fatale. Sarà quest'ultimo ruolo, detestato dall'attrice, ad accompagnarla in tutta la sua carriera. Muore a New York all'età di 85 anni. I quotidiani calabresi, partiamo dalla Garantista che nella falsa apertura in prima dedica ampio spazio all'intervista a padre Fedele Bisceglia. La procura fa ricorso? Non mi importa, rendo conto soltanto a Dio. Il frate braccato dai magistrati guarda avanti, ho da pensare a 100 bambini africani, 9 anni di udienza giudiziaria non sono bastati? E l'intervista di Alessia Principe a pagina 3 all'ex frate francescano che è stato coinvolto, come ricorderete, coinvolto e poi assolto in una controversa vicenda giudiziaria. Poi Reggio chiede un mutuo e il direttore vuole in cambio favori sessuali. La denuncia di questa utente poi fa scattare l'inchiesta con la misura interdittiva che è stata comminata dal magistrato alla funzionario di banca. Consigliere all'attacco, i PDini rimasti senza poltrona contestano Magorno e Oliverio. Drammatica riunione del gruppo Democrat di Palazzo Campanella. Sotto accusa la gestione oligarchica del partito e la giunta dei tecnici. Deve essere una soluzione a termine. Il punto è a firma di Riccardo Tripepi
A pagina 5. Poi la Giunta nomina sanità sul Reggio e pronta una terna. Queste sono oggi, come abbiamo annunciato nei nostri TG, è attesa la designazione dei vertici delle aziende sanitarie calabresi dopo la vicenda, anch'essa controversa, che ha portato all'inibizione del governatore e al commissariamento, se vogliamo, in attesa di notifica, un nuovo commissariamento dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, commissariamento di fatto, ritenendo illegittima l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la nomina del commissario Santo Gioffrè. Ancora la politica. La nuova Calabria del governatore accoglie i migranti. La parlamentare del PD è Enza Bruno Bossio, che riconosciamo in fotografia. L'integrazione può diventare una grande opportunità per noi e per chi fugge da guerra e fame. La proposta: a Ferdinando ci si sposa come a Hollywood. Ed ecco lo splendido set allestito sulla spiaggia di San Ferdinando per un matrimonio. Poi il profilo, la dinastia dei Mancini, rivuole Cosenza, ritorna in pista, cambiando versante politico, Mancini Junior, l'ex assessore regionale, che si candida per un ruolo da protagonista alle prossime amministrative. E poi la polemica, Renzi taglia tassi e IMU sulla pelle dei comuni, e il servizio di Simona Musco a pagina 7, poi nella rete, voglio una tua foto nuda, e poi ricatta la 14enne. Passiamo invece alla prima del Quotidiano del Sud, ed ecco anche qui la sanità in primo piano, sanità solo due nuovi commissari, vertici ancora precari, la decisione della Giunta nel corso di una seduta a Fiume, a Cosenza nominato Achille Gentile e a Catanzaro Giuseppe Panella. E sulla sanità, come abbiamo rendicontato nel corso delle nostre precedenti finestre informative, rimane accesa la polemica tra il governatore Mario Oliverio e il commissario al piano di rientro dal deficit sanitario, appunto, Massimo Scura. Tutto ciò nonostante gli strenui tentativi di mediazione che sono stati provati sia a Roma sia in Calabria e che hanno portato, dopo l'intervento del ministro della salute Beatrice Lorenzin, che non ha sortito grandi effetti, quell'altro che appare assolutamente vano alla stregua di quello tentato dal ministro, del sottosegretario Lotti. La tensione tra Oliverio e Scura rimane sempre alta, così come vi abbiamo raccontato in questo servizio. Il ministro Lorenzin richiama il commissario, si preoccupi di assolvere ai propri compiti e non si metta a fare politica. Massimo Scura, dal canto suo, mastica amaro e dice di rispondere solo a Renzi, Lotti e Gelli, come se la Calabria fosse ormai una succursale della Toscana. E dalla Toscana, a stretto giro, viene giù proprio uno dei tre, Lotti, che tira un colpo al cerchio e uno alla botte. Invita Scura a stare sereno, rende omaggio al governatore Oliverio e invita i due al dialogo. Non basta, anzi, non serve. I due non si amano, il presidente della regione torna ad attaccare il commissario alla sanità. Nell'assemblea regionale del PD, certi decreti, specie a beneficio di alcuni settori della sanità privata, Oliverio non li ha mandati giù e, in attesa delle nomine dei nuovi vertici delle ASP, dopo il caso Gioffrè a Reggio, accusa Scura di fare, in sostanza, figli e figliastri e di gestire a propria discrezione le risorse pubbliche. Commissario, espressione del governo, quindi delle politiche del Partito Democratico. Oliverio però, rispetto a Scura, parla un'altra lingua. Ma la lingua sulla sanità, ha ammonito anche il numero 2 del PD, Lorenzo Guerini, deve essere una sola. Il governatore dice basta, affari e privilegi. Difficile immaginare che possa esservi una lingua alternativa. In fotocopertina sul Quotidiano del Sud, edizione di Vibo Valentia, c'è Adriana Musella, la presidente di Riferimenti, che è entrata in conflitto con il sindaco di Limbadi, Giuseppe Morello, in vista dell'inaugurazione prevista per martedì prossimo dell'università antimafia. C'è un ultimatum della Musella: scontro con il sindaco, potremmo lasciare gli immobili. In sostanza, Adriana Musella contesta intanto la esosa cerimonia di inaugurazione, che dovrebbe avere un costo di
21.000 euro. E poi il fatto di dover accettare di essere invitata ad un'inaugurazione che sarebbe spettata invece a riferimenti a cui sono stati assegnati appunto gli immobili confiscati all'interno dei quali dovrebbe sorgere il centro studi antimafia. A centro pagina, calcio scommesse, l'inchiesta di Dirty Soccer, partite e combine, chiusa l'indagine della DDA. Un centinaio gli indagati, intanto la Vigor spera nel ricorso. E il servizio di Paolo Rufino, a pagina 15. Crotone, ex BPC sotto accusa per usura e estorsione. Quattro indagati eccellenti, una nuova vicenda, vittima un imprenditore di usura bancaria. E poi accoglienza ai rifugiati, un modo per dare una possibilità alla Calabria, la direttrice, parla della direttrice dello SPRAR. Anche sulla prima del Quotidiano del Sud, la vicenda che viene da Reggio Calabria, cronaca, prestazioni sessuali in cambio del mutuo, la donna si è immediatamente rivolta al comando provinciale della Guardia di Finanza, costate caro a un direttore di banca le avance fatte a una cliente, è stato sospeso. Crotone, truffa della scuola soltanto. Tanto tre, i rinvii a giudizio è l'inchiesta che viene da Crotone, firmata da Antonio Anastasi. E adesso, prima di passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani nazionali oggi in edicola, ecco la nostra rubrica, Lasci viaggiare. Manteniamo una velocità moderata e questo al di là dei vari limiti che incontreremo lungo la strada. Dobbiamo essere infatti sempre in grado di fermare il nostro veicolo in qualsiasi situazione. Sulla strada noi non siamo da soli. Una delle principali cause di incidente è infatti la velocità, e la velocità è sicuramente quella che può provocare più danni in caso di incidente. Questi sono i motivi per cui ci impegniamo tantissimo nel controllo della velocità, dal sistema degli autovelox al sistema dei tutor, che hanno dimezzato gli incidenti mortali nei tratti in cui sono in funzione. Pioggia, gallerie, scarsa visibilità, queste sono tutte situazioni in cui dobbiamo rallentare, perché il controllo della nostra macchina diventa più critico, meno sicuro. La strada non è una pista e il nostro viaggio non è una corsa. Perché accelerare quindi per arrivare qualche minuto prima? Non ne vale la pena. Buone vacanze. Noi siamo con voi. Salve dalla sala operativa della Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina. Diamo uno sguardo alle previsioni meteomarine previste per la giornata odierna e relative alla fascia costiera compresa fra Nicotera Marina e Maratea. Sono previsti venti deboli da nord-ovest, con mare poco mosso ed un'altezza d'onda stimata in circa 10 cm. Il cielo sarà sereno e le temperature massime si aggireranno intorno ai 33 gradi. Dalla sala operativa della Guardia Costiera di Vibo è tutto. Ricordiamo che per l'emergenza in mare è necessario comporre il numero d'emergenza gratuito 1530. Vi ringraziamo per il gentile ascolto e vi ricordiamo che l'ordinanza di sicurezza balneare e le altre ordinanze legate alle varie attività che si svolgono in mare possono essere consultate nel sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/vibovalentia. Vi ricordiamo infine che il numero gratuito per segnalare le emergenze in mare è il 1530. La Guardia Costiera di Vibo Valentia augura a tutti voi una piacevole estate.
In primo piano su Repubblica la riforma del Senato e le vicende politiche che caratterizzano questo percorso. Senato, sull'articolo 2 spunta la mediazione, primi sì in aula, Partito Democratico Unito, i verdiniani votano la riforma, Renzi a gennaio alla Camera, Grasso l'istituzione, non finisce al museo. A centropagina troviamo il servizio a corredo di questa apertura e il Premier apre intesa possibile, il titolo prosegue nella pagina successiva, ma senza ricominciare da capo. Il punto viene stabilito, viene condensato in questo catenaccio, il capo del governo, io ho i numeri ma coinvolgerò la minoranza, l'idea di cambiare solo il comma 5 alla regione, la rettifica dei senatori. Il comma 5 all'articolo 2 ovviamente riguarda il principio dell'elettività che sta agitando il confronto politico sulla riforma. Ecco il punto in questa infografica, il quinto comma dell'articolo 2 della riforma è stato modificato da Montecitorio, quindi dalla Camera, per cui sfugge alla regola della doppia lettura conforme e può essere emendato. E poi per introdurre la scelta degli elettori sono in campo varie ipotesi, dal listino separato alla scelta dei consiglieri regionali che hanno ottenuto più preferenze. E ancora andiamo avanti con l'ultima sfida di Anna Finocchiaro, la Presidente della Commissione Affari Costituzionali, sopporto i sospetti con Cristiana Virtù. Finocchiaro, relatrice del Partito Democratico, nel mirino di Sinistra e Grasso, D'Alema litighiamo, mi ha dato pure della traditrice. Legge imperfetta, dice Anna Finocchiaro, credo in questa riforma, meglio una legge imperfetta che nessuna legge, non avrò nulla in cambio dal Premier, ma se salta tutto vince l'antipolitica. Ancora, il punto è di Stefano Folli, l'editorialista di Repubblica, un segnale di disgelo, ma l'iceberg è l'articolo 2, il rischio che per il governo che i voti dei transfughi di Forza Italia possano risultare determinanti. E ancora a piedi pagina, sotto tiro, parla Flavio Tosi, il sindaco di Verona, niente inciuci con Renzi, solo consulenza. I temi dell'immigrazione, l'emergenza, scrive Repubblica, lasciateci passare, i migranti sfondano il muro della Croazia, scontri con la polizia. Il reportage, in migliaia si accalcano davanti alla stazione di Tovarnik e danno l'assalto al cordone di agenti per salire sui treni per la Germania, Zagabria e la Slovenia. Chiudiamo, la Slovenia dice, chiudiamo le frontiere. Ancora, sempre sui temi dell'immigrazione, Renzi e Hollande, no a fili spinati in Europa. Mercoledì il 23, quindi il vertice dell'Unione Europea, Angela Merkel, l'industria tedesca dell'auto, assuma i rifugiati. Ancora da Repubblica, la Germania e le vicende relative al terrorismo internazionale, attacco a Berlino, attentatore islamista, accoltella un agente, il terrorista di Al-Qaeda, già condannato, si era liberato del braccialetto elettronico, era fuori dal carcere dal 2013. Ancora la Siria, gli Stati Uniti pronti a discutere con Mosca, ecco alleati e nemici nella partita contro l'ISIS. Il dilemma siriano, anzi il dilemma Assad, nello scenario tracciato da Paolo Garimberti sulle strategie di America ed Europa per fermare la guerra, e tra gli attori si affermano la Russia e l'Iran, appena sdoganato. Ecco l'infografica che spiega qual è lo scenario internazionale, ma a corredo c'è l'intervista ad Eli Carmon, anche Israele lascia campo a Putin, il docente della International Institute for Counterterrorism di Erzilia, è uno dei più grandi esperti di trame politico-militari su scala internazionale. Poi per quanto riguarda invece le vicende economiche, l'allarme di Binismaghi, il rinvio causerà instabilità, così si deprime la crescita, il banchiere contro la Fed, Draghi pronto ad aumentare l'acquisto dei titoli, ciò per quanto riguarda appunto la finanza internazionale e interna. Ed ecco la BCE che avverte l'Italia sui conti pubblici, usi il tesoretto dello spread per tagliare il deficit, e il Fondo Monetario Internazionale si dimostra freddo sull'abolizione della TASI sulla prima casa, meglio detassare il lavoro. Oggi il decreto, il DEF con il PIL che va
rivisto. Poi acquisti calmierati per le auto pubbliche. La Consip garantisce un taglio del 30% per l'acquisto o il nolo di 15.000 nuove vetture. E ancora la giustizia, sconti e meno carcere per gli evasori, confermata la scelta nella delega fiscale, intercettazioni, il testo verrà corretto, salta l'ipotesi dell'udienza filtro. Questo è il, diciamo, il punto in tema di giustizia. Poi la polemica politica. Sempre su Repubblica, questo per quanto riguarda la politica interna, a salvare Calderoli, 80 senatori del Partito Democratico, Chienghe alla Consulta, solo 10 votano contro il leghista, anche Sinistra Ecologia e Libertà si divide, Guerini chiama l'ex ministro, l'accusa di Manconi. Poi c'è la campagna, Civati, sprint per il 8 referendum, firma anche il grillino Pizzarotti. E poi l'intervista ad Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico, sul razzismo l'assolvo, ma al posto di Cecil io l'avrei querelato, e la querela e il confronto continua, la polemica sul confronto a distanza tra gli ex ministri Calderoli e Chienghe. Poi il centrodestra, l'Ucraina mette al bando Berlusconi, indesiderabile, sotto accusa per la visita in Crimea e un brindisi da 150.000 euro. Il processo, Silvio Berlusconi, ricatto a Marrazzo, sconsigliai a Marina l'acquisto del video. Ricorderete il video compromettente che sconvolse la vita e la carriera politica del giornalista, allora presidente della regione Lazio, Marrazzo. Poi il caso, sia il biotestamento, il manifesto dell'intesa tra i laici e i cattolici, il testo del Cortile dei Gentili, voluto dal cardinale Ravasi, sul fine vita, mettere al centro il consenso dei malati. Passiamo adesso invece al Fatto Quotidiano, che, come abbiamo visto, dedica ampio spazio alla politica interna, al souk di Palazzo Madama, offerte, sospetti e tanti trolley. Inizia la discussione sul disegno di legge incostituzionale, la maggioranza cerca di arruolare parlamentari, ma oggi già si smobilita e venerdì, quindi interruzione, si riprenderà la prossima settimana con le trattative sulla riforma del Senato, poi emendamenti, liti e regole incerte, l'accidentata roadmap del Senato, i termini, non si vota prima del 28 settembre e non si va oltre il 15. Ancora Grasso non ci sta a finire nel museo e avverte, sarà caos. Il Premier insiste con la linea dura, il Presidente pure, se continuiamo così verranno giorni convulsi. E ancora fenotipi dal Centauri DV a Giano D'Anna e oltre, mostri leggendari, pastori erranti, fauni e la costituente renziana, breve mitologia delle strane divinità che aiuteranno il Premier ad approvare le riforme e un servizio di colore nel cosiddetto bestiario di Repubblica, del Fatto Quotidiano, a firma di Marco Palombi. E poi Matteo e Pierluigi, un abbraccio a favor di fotografia. Passerella emiliana per il Premier, invita Hollande a una cena a 6 portate, da 50 euro a piatto, dallo chef stellato Bottura. E ancora, prima i soldi, poi il posto, ecco le nomine alla Renzi. Il Fatto Quotidiano oggi dedica praticamente a mezzo giornale al Premier. Gabriele Beni ha dato 25.000 euro alla Fondazione Open e nel CDA di Ismea. E poi li ospitate nei talk, dopo Ballarò, Grillo dice, vogliono farci fuori dalla RAI, editto PD anti Giannini. Ci avviamo alla conclusione di questa prima parte del nostro TG Mattina. CGIL Camusso tenta la mossa della busta paga, conferenza di organizzazione a Roma, Landini, al dibattito ha partecipato lo 0,4% dei nostri iscritti, così dice il segretario della FIOM, scompariamo. E ancora la Fed, la politica finanziaria internazionale in primo piano, vincono le colombe, rinviato l'aumento dei tassi, l'annuncio, il mondo guarda gli Stati Uniti, ma la Federal Reserve lascia invariato il costo del denaro, preoccupa l'economia mondiale, alzarlo avrebbe affossato i paesi emergenti e con loro l'America. Ed ecco l'intervista all'ex agente dei VIP Lele Mora, che dice: Corona mi ha mandato in rovina, come la Pascale sta facendo con Berlusconi. L'ex impresario dei VIP si confessa
le amicizie, gli anni vissuti al di sopra dei limiti e il lungo percorso di riabilitazione in carcere. Eccolo molto molto dimagrito in questa foto sul Fatto Quotidiano. E qui si conclude la prima parte del nostro TG Mattina. Adesso linea l'ingegner Ugo Notaro, il nostro meteorologo, per scoprire che tempo farà nelle prossime ore. Poi una breve pausa e di nuovo nei nostri studi per la nostra seconda parte. Grazie, restate con noi. Amici, la Cina, una giornata di venerdì che sarà assai probabilmente la più calda del mese di settembre. Sulla Calabria domina l'anticiclone di matrice africana, quello subtropicale. Guardate, l'analisi a 5.000 metri mostra tutta l'Europa centro-meridionale colorata in rosso, come solo nel mese di agosto avviene. È un'estate settembrina che assomiglia tanto al mese di agosto che ci ha lasciato. Guardate fino a che altitudine si spinge l'anticiclone subtropicale. La Calabria è colorata di viola, quindi sotto i 35 gradi, con valori termici prossimi ai 35, 36, 37 gradi. Addirittura il centro Europa risente l'anticiclone africano. A sinistra vediamo colorata in giallo una massa di aria fresca che vorrebbe scalzare l'anticiclone, ma fa molta fatica a spostarsi da ovest verso est, perché l'anticiclone è ruggente, mi verrebbe da dire, è molto forte e non si fa scalzare facilmente. Dovrà traslare lui verso est e poi questa massa di aria fresca colorata in giallo si spingerà verso est, interessando anche il nostro meridione, ma bisognerà attendere almeno lunedì o martedì della prossima settimana. Quindi è una situazione di tempo stabile che garantirà un weekend con condizioni assolutamente estive. Io suggerisco a chi potrà farlo nel fine settimana di ritornare al mare e fare gli ultimi bagni di quest'estate. Passando uno sguardo d'insieme della nostra penisola, sull'intero territorio nazionale non ci sono fenomeni da segnalare, perché siamo in una condizione di alta pressione, addirittura di matrice subtropicale, in una situazione di stabilità, quindi meteorologica. Sul nord Italia, annuvolamenti da segnalare sull'Appennino Ligure, sul settore alpino, sulle Dolomiti, nelle ore centrali della giornata, ma in un contesto pressoché in assenza di fenomeni. Centro Italia con tanto sole e temperature oltre i 30 gradi, 32-33 alle massime. Sud e centro Italia, tanto sole sia sul settore tirrenico che sulla fascia adriatica, assenza di fenomeni, caldo, calura, sensazione di afa, però sul centro Italia già da sabato inizieranno a comparire i primi fenomeni, segni di un cambiamento. Il cambiamento che sul meridione d'Italia non arriverà prima della prossima settimana. Sarà una giornata di venerdì ancora con ampissime fasi soleggiate sia sulla fascia tirrenica che sull'intero perimetro della costa ionica calabrese, in un contesto di caldo con valori termici oltre 35 gradi, afa e umidità elevate, afa assai fastidiosa. Sarà opportuno per chi potrà farlo di impiegare i condizionatori se ci si trova in aree distanti dal mare, o comunque suggerisco di permanere in aree in posizione ventilata. È una giornata di venerdì che introdurrà un weekend dal sapore assolutamente estivo. Consiglio la permanenza all'aria aperta sia sabato che domenica per chi potrà farlo, ovviamente, perché saranno giornate dai connotati assolutamente più simili a quelli di un periodo di agosto che di una metà avanzata settembrina. E questa situazione, lo dicevo, varierà soltanto con l'inizio della prossima settimana, quando si sposterà dapprima verso i Balcani l'anticiclone africano e poi subentrerà anche sul meridione d'Italia quella condizione di aria fresca che mitigherà un po' i valori termici. Direi che per oggi è tutto. Un saluto da Ugo Notaro per gli amici di LaC. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.